Tutti e bentornati sul mio canale. Allora, in questo video sì, mi state vedendo un attimo sorridente, ma vi garantisco che non c'è niente, niente da ridere. Allora, questo è uno story time, praticamente uno story time quasi in diretta, cioè nel senso che sto registrando il video, lo caricherò se non oggi, domani. Allora, cosa è successo? Chi mi segue sui social, infatti vi invito a farlo perché diciamo che lì aggiorno un po' più spesso la mia vita. Sa benissimo che il 20 giugno sarei dovuta partire per Barcellona, appunto, sarei dovuta partire. Io quel giorno avevo fatto le ultime cose, quindi ero andata a trovare la nonna per salutarla, perché comunque dovevo stare fuori 10 giorni, quindi vado a trovare la nonna, sono andata in posto, ho fatto le ultime cose, ho prelevato i soldi, ho fatto tutto bene, ho controllato la valigia, ho controllato che le cose liquide siano separate da tutto il resto, ho fatto tutto così e mi faccio accompagnare in aeroporto. La signora così gentile, appunto, che mi ha accompagnata in aeroporto, ovviamente mi ha lasciata al volo, ha detto vabbè ciaone e se n'è andata, giustamente. Io sono entrata in aeroporto, che tra l'altro era la prima volta che volavo da sola, perché di solito vado in volo con persone, invece questa volta ero sola perché stavo andando a trovare un'amica che era già a Barcellona, quindi non partiva con me. Quindi mi sono fatta no, per la prima volta l'ispezione dell'aeroporto, tra l'altro un piccolo aeroporto perché parliamo di quello di Brindisi, e quindi ho fatto tutti i check-in, le cose, sono arrivata anche con largo anticipo, quindi mi sono seduta, ho messo le mie cuffiette e mi sono guardata qualche video su YouTube in attesa della chiamata del mio imbarco. E quindi ero felicissima perché ho detto wow, cioè nel senso ho superato i controlli, ho fatto tutto bene, preciso, quindi adesso arriva il mio aereo, salgo e Barcellona aspettami. Allora, che succede? No, veramente, cioè, vabbè, ora capirete. Finalmente chiamano il mio imbarco, quindi mi metto in fila. Tra l'altro sono stata una delle prime a mettersi in fila perché ero arrivata lì in anticipo, quindi ovviamente stava me il diritto di arrivare in prima fila quasi, perché odio stare troppo tempo in fila, volevo imbarcarmi subito e nel frattempo attendere il volo seduta nell'aereo, perché una volta che io sono seduta nell'aereo come anche in treno mi sento tranquilla e dico ah, adesso sono qui dentro, tutto ok, manca solo che parte. E niente, cominciano ad entrare le prime persone e io arrivo lì con la mia carta d'imbarco, la presento e do il mio documento d'identità. E la carta d'imbarco passa, guarda la carta d'identità e mi dice: signorina, lei non può volare. Dico io, cioè scusi, in che senso? Cioè mi spieghi meglio. E questa carta d'identità non è valida. Lì per lì ho detto, oddio, non è che è scaduta, ma poi ho pensato, com'è possibile, essendo che l'ho fatta solo 4 anni fa? Non poteva essere scaduta perché la carta d'identità, per chi lo sapesse, dura 10 anni. Quindi mi sono detta, che cavolo? Cioè, poi ho pensato, non è che magari è bagnata o è rovinata, cioè, però secondo me sarebbe stata una cosa risolvibile. E mi dice, no, guardi signorina, questa carta d'identità non è valida per l'espatrio. Cioè, nel senso che io fuori dalla patria, ovvero l'Italia, io non potevo andare. Io la guardo e dico, stai scherzando, cioè tu stai scherzando, cioè nel senso, e lei, no signorina, c'è scritto dietro la carta d'identità, c'è scritto e non è che me lo sto inventando, infatti effettivamente c'era scritto, anzi adesso io ve la faccio vedere, se trovo questa carta d'identità, perché comunque dovrei averla nella borsa, quindi un attimo, ok l'ho trovata, cioè praticamente questo è quella strappata, perché ora ne ho un'altra carta d'identità, quindi vedete c'è scritto, questo documento non è valido ai fini dell'espatrio. E io dico, ma mi scusi signorina dolce e cara, io con questo documento tra l'altro ci sono già partita a Barcellona, perché io, vi ricordate, se appunto mi seguite da tanto tempo, sapete che sono già andata a Barcellona e avevo questa cavolo di carta d'identità, cioè non avevo un'altra, era questa. Tra l'altro io non ho il passaporto, quindi l'unico documento era questo. E sono andata, cioè nel senso mi hanno fatta passare. E quella, quando gliel'ho detto, si è incazzata ancora di più, perché ha detto che hanno fatto un errore gravissimo, lei non poteva uscire fuori dall'Italia, e con questa dicitura non si può andare da nessuna parte, bla bla bla. Io dico, no vabbè, ma io devo partire, insomma tutto questo, saranno passati 2 minuti. A quel punto lei mi fa lo sbarco, quindi sul computer segna che la passeggera, io, stava, cioè non stava più salendo, e mi ha fatto andare via.
A quel punto chiamo la mia amica e dico: Ale, cioè, qui mi stanno facendo partire tutto questo, ovviamente nel panico e quasi con le lacrime agli occhi, perché capite bene, io ho pagato ovviamente i voli, quella era la mia vacanza, il mio regalo di laurea, autofatto, cioè ero impazzita. La mia amica mi dice: No, non ti arrendere, non ti arrendere, vai e chiedi a qualcun altro. Allora sono andata al gate, quindi alla fila di un altro imbarco, di un altro aereo, per chiedere al signore che stava facendo gli imbarchi se veramente io non potevo partire per sta cosa. E quello mi ha detto: Sì, signorina, lei non può partire perché con questa dicitura non si può partire. Io a quel punto ho detto: No, ok, c'è qualcosa che non è possibile. Io sono già partita, cioè perché quella volta sì, questa volta no. Io boh, non capisco, non, perché non capivo proprio cosa cazzo volesse dire questa cosa. A quel punto lui mi dice: Guarda, vada in polizia che sta sopra e parli con la polizia. Allora sono andata in polizia, quindi sono tornata dove ci sono i nastri, dove ti controllano tipo la borsa e tutto. Ho detto: Scusate, dov'è la polizia? Lì è successo qualcosa. Dico: Fatemi andare alla polizia. Insomma, sono andata nell'ufficio della polizia. C'era una poliziotta, una donna. Io le ho fatto vedere la carta d'imbarco. Sono entrata comunque sconvolta. Lei ha preso la mia carta d'identità, ha guardato, ha fatto: Signorina, ma cioè, perché c'è scritto questo? Perché? E non è normale che c'è scritto questo. Perché, ragazzi, poi lei mi ha spiegato, questa dicitura qui che io vi faccio rivedere, quindi state attenti a proposito, se avete questa dicitura dietro la carta, ve lo dico in modo che evitate quello che ho vissuto io. Quindi, se avete questa dicitura dietro la carta d'identità, andate a cambiarla, andate a rinnovarla. Perché questa dicitura la tengono o i minorenni che hanno genitori divorziati e quindi giustamente c'è l'obbligo da parte dei genitori di non portare il bambino fuori dall'Italia a meno che non ci sia un consenso dell'altro genitore, eccetera. Oppure, rullo di tamburi, questa dicitura ce l'ha anche chi è pregiudicato, quindi chi ha precedenti penali, in poche parole, che è stato in galera. Cioè, vi rendete conto? Ho detto io, non sono mai stata in galera, ho detto alla poliziotta, tantomeno non ho genitori divorziati, questa carta d'identità l'ho fatta che ero già maggiorenne, quindi non me lo spiego. Lei allora ha controllato la mia fedina penale sul computer, cioè non so cosa ha controllato, ha scritto il mio nome, le sono usciti i miei dati, e ha detto sì, effettivamente risulti una persona pulita, che non ho nemmeno una multa da pagare, cioè proprio una persona che non ha mai fatto nulla contro la legge. E lei ha detto: Mi dispiace, ma cioè, io non so che dirle, ma effettivamente con questo documento lei non può partire. Ha detto: Cerchi di, non lo so, di cambiare carta d'identità, mi dispiace tanto, non si può fare nulla. Allora io, cioè, nel panico, non, veramente ragazzi, non sapevo cosa dire. Oltre 120 euro di biglietto speso, e che in quel momento ormai avevo perso, chiaramente è andata e ritorno. Ho detto no, cioè non ci credo. Allora chiamo la mia amica, cioè veramente. E lei pensava fosse uno scherzo, perché comunque stava andando tutto bene. Io ero lì, l'aereo l'ho visto, si era parcheggiato di fronte a me, lo vedevo dalla vetrata e non sono entrata. Cioè, è stato terribile, era una sensazione veramente che non auguro a nessuno. Cioè, uno dei miei peggiori incubi. E quindi io con la mia valigia, cioè, sono uscita dall'aeroporto e a quel punto dico: No, cioè, chiamo la mia amica e dico: Ti prego, trova un altro aereo che parta comunque nei prossimi giorni perché devo venire lo stesso. Lei trova un aereo e per scaramanzia non ve la dico la data, ma non per voi, non ve la dico perché ho capito che ormai le cose belle non vanno dette prima, perché la sfiga, il malocchio, non so cosa. E io non credo a queste cose, però cazzo, cioè la data non la dico, la scoprirete quando sarò già lì. L'ha trovata, ha detto: Ma sei sicura che lo vuoi? Guarda che costa tantissimo, cioè comunque quasi 100 euro anche quello. Ho detto: Guarda, prendilo, non fa niente, faccio finta che quei soldi, non lo so, cioè prendilo, tanto il ritorno ce l'ho già pagato dal precedente acquisto, quindi prendilo e parto. Lei acquista il biglietto e io nel frattempo vado alla biglietteria sempre dell'aeroporto, spiego quello che era successo e lui mi dice: C'è il signore dell'aeroporto, guardi, io fossi lei denuncerei quello che al comune le ha fornito questa carta d'identità, perché comunque è una cosa grave, ce cioè, le ha recato un danno. Io ho detto: No, infatti io devo denunciare assolutamente, ero convinta che avrei denunciato, perché cazzo, cioè non sono partita, ci ho perso soldi, danni. Quindi materiali, oltre che morali, perché mi ha fatto sentire una merda pregiudicata, cioè voglio dire. Allora, questo qua comunque si è dispiaciuto molto, ha detto che comunque non poteva fare nulla, soprattutto il rimborso del biglietto non poteva avvenire perché la compagnia aerea non si assumeva la responsabilità, comunque non si prendeva carico di quello che era successo. E quindi io me ne sono andata, mio fratello è tornato, mi è venuto a prendere, io sono andata in questura. Sono andata in questura e ho detto: Devo fare una denuncia, a parte anche in questura gli smadonnamenti, perché prima di me c'era solamente un signore che doveva denunciare una truffa online.
3 ore, cioè questa denuncia dura, io non so, erano anche amici il poliziotto e lui, quindi 3 ore a parlare, amico mio, mi dispiace che ti è capitato questo, il tipo che lo guardavo fuori dall'ufficio, scusate, c'è gente fuori, niente, 1 ora e mezzo buttata anche in questura, quindi già una giornata che se n'era andata, ah, puttane, e niente, alla fine tocca a me, entro, spiego la situazione a quel signore, cioè insomma, al poliziotto, e quello ridendo fa: e mi scusi, lei vorrebbe denunciare un funzionario del comune per un errore? Dico sì, cioè mi scusi, ha arrecato un danno, ha fatto, e lei non sa leggere, non sa che c'è scritto che non è valida. Dico sì, io so leggere benissimo, ma infatti testimone mia mamma, perché stava con me quel giorno, quando questa carta d'identità mi è stata data in mano, io ho chiesto scusi, perché c'è scritta questa cosa? E quello mi ha detto: ma non si preoccupi signorina, con questa dicitura lei può viaggiare in tutta Europa, ovviamente non può uscire fuori dall'Unione Europea perché ci vuole il passaporto. Cioè io avevo 18 anni appena compiuti, raga, cioè mi sono fidato, ho detto va bene, se posso stare in tutta Europa va bene. Tra l'altro ripeto che sono già partita con questo documento, sì, se era stato un errore di quelli dell'altro volo che hanno guardato così e me l'hanno fatta passare, però io sono già partita. E non mi era successo nulla, quindi a me non mi era proprio venuto il dubbio che questo documento non fosse valido. Morale della favola, mi ha mandato a casa dicendo: inutile che denunci, perché che cavolo denunci? Sarà sempre la tua parola contro la sua. Quindi me ne sono andata a casa a piedi, tra l'altro. E cioè, non vi dico, io tipo così, dico, ma veramente, cioè non ci credevo. Comunque, nel frattempo il biglietto ormai era comprato e dovevo cambiare documento d'identità, altrimenti non sarei di nuovo potuta partire. Altra storia. Allora, ho chiamato sempre la mamma di questa mia amica, ho detto: aiutami, non so come devo fare per fare un nuovo documento d'identità in tempo, perché adesso sto fanno le carte d'identità elettroniche e ci vuole un sacco di tempo affinché ti arrivi. Ma il viaggio io ce l'ho programmato fra praticamente 2 giorni, ecco. Eh sì, avevo detto che non volevo dirlo, ma vabbè, insomma, un paio di giorni. Questa signora smonta praticamente tutta Lecce per cercare una soluzione. Alla fine trova un amico che dice: anzi, non ti preoccupare, vieni da me e risolvo tutto io all'anagrafe. Quindi questa mattina, che sto girando il video alle 8, sono andata in anagrafe e questa signora provava a chiamare questo numero e non rispondeva. Cioè non è che non, squil cioè, non squillava nemmeno, chiudeva direttamente. Cioè noi siamo rimasti tipo, cioè, e adesso come facciamo? Cioè io ho pagato un altro biglietto, se non posso partire di nuovo, cioè veramente mi sparo. Alla fine decidiamo comunque di entrare in anagrafe per trovare un'altra soluzione. Entriamo, troviamo un signore gentilissimo che ci fa passare, ci dice: vabbè, io avevo l'urgenza perché avevo già la carta d'imbarco e tutto. Sì, questa era la mia bellissima foto dell'altra carta d'identità. E niente, entriamo, questo mi fa il nuovo documento. Io intanto, incazzata nera, stavo dicendo quanto mi aveva dato fastidio questa cosa che mi era successa col vecchio funzionario del comune, il signore che mi ha fatto la carta d'identità. E lui mi dice: guardi, signorina, le do una notizia, questo signore è morto da poco. Dico: come è morto? Dice: sì, è morto, quindi giustizia divina è stata fatta. Dico io: cioè, è morto. Io sto per fare una denuncia contro un defunto. Cioè, mai una gioia. Cioè, nel senso, anche se lui avesse avuto torto marcio, che comunque ce l'ha, però la legge non lo tutelava perché comunque sono stata io quella che poi ha ritirato questo documento, quindi non ho accettato le conseguenze. Cioè, questo era morto. Che mi dispiace, tra l'altro. Sì, mi dispiace perché nonostante questo io ho compassione. Ma, cioè, io non ci posso credere, ragazzi. Cioè, no, veramente, io non ci posso credere. Voi scherzatemi, io non ci posso credere. Vabbè, questa era la mia storia, story time di questo viaggio cominciato proprio yeah alla grande. Comunque, ora ripartirò se Dio vuole, se tutto andrà bene. Quindi vi terrò aggiornati con nuovi vlog e tutto quanto. E niente, dopo questo video sicuramente uscirà un vlog, perché c'è un vlog, sì, che deve uscire a breve, che l'avevo programmato per lunedì, credo che sarà lunedì 25 forse, non lo so, comunque sì, mi sa 25, vabbè, in ogni caso ragazzi, questa è stata la storia e niente, io vi mando un grosso bacio, seguitemi sui social così vi posso informare sulle mie disavventure managgiose e niente, questa è la vita. Mi raccomando, se avete questo documento, informatevi e andatelo a cambiare. Un bacio.